Bomba d'acqua, montagna in ginocchio. Il nubifragio che da questa mattina sta sferzando la nostra provincia ha provocato frane a Perino, dove un furgone è stato travolto dal torrente. Ingenti danni a Ottone e Ferriere, frazioni montane isolate, appello dei sindaci, è una calamità. Blackout temporaneo all'ospedale di Castel San Giovanni. Ma il tempo in città, telefoni muti e allagamenti. Capitolo, Besurica, ma anche centro storico e zona stazione, quelle più colpite. Problemi per ora alle linee cellulari e internet, ma anche alla rete fissa per un guasto alle infrastrutture TIM e Telecom. Previsioni meteo, domani schiarite, deboli precipitazioni in serata. I pontieri piacentini impegnati nell'inferno di Genova. Nuova provincia, Rolleri presidente. Il candidato del centro-sinistra, unico in corsa, eletto dopo le consultazioni di ieri riservate ai soli amministratori locali. Scelti anche i nuovi consiglieri, domani il passaggio di consegne con Massimo Trespidi. Piazza Cittadella, ok della soprintendenza. Promosso il master plan del comune per il rifacimento della zona nord del centro storico. Soddisfatto l'assessore Giorgio Cisini, che annuncia la partenza dell'iter di confronto con la cittadinanza. Il premio Canon a Giuseppe Piva, il regista di Tele Libertà, con il cortometraggio S, vince il concorso del noto marchio internazionale, battendo ben 250 concorrenti. Calcio, fine settimana trionfale. Vincono Piacenza e Fiorenzuola, ottimo pareggio per il Pro. Giornata macchiata dalla sospensione della partita di terza categoria Pro Villanova Chero per rissa invasione di campo.